نمسته سازات دیده گور بانی کچانی شیشه سمیه مابو پرشن تدیش دیده وچا کلپا ترو بیچا کلپا سیندی دیده وچا پتیتا نبرانو دیو وشنا دیو نمو نما جای شی کشنا چیتانیا پرو نیتیاناندا شی ادویتا گدا دارا شی واسا دیگو گور بطا دیده Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, un saluto a tutti, anche agli amici e agli devoti che seguono da casa. Hare Krishna. Bentrovati dopo un mese. Oggi terminiamo lo studio sulle 26 qualità nel puro devoto. Quindi parleremo delle ultime tre qualità. Un devoto è un poeta, un puro devoto è un poeta, è esperto ed è silenzioso. Queste sono le ultime tre qualità di oggi. Grazie. Bene, grazie. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Quindi analizziamo insieme queste ultime tre qualità. Prima leggiamo le altre, quelle di cui abbiamo parlato negli incontri precedenti. Nei suoi insegnamenti a Sanatana Goswami, Sri Chaitanya, che Krishna stesso, che Dio, descrisse le 26 qualità del Vaishnava. Queste sono le 26 qualità del puro devoto. I Vaishnava sono sempre misericordiosi, umili, veritieri, equanimi con tutti, innocenti, magnanimi, miti e puliti. Non possiedono beni materiali e si dedicano al benessere di tutti. Sono pacifici, abbandonati a Krishna e liberi dal desiderio. Restano indifferenti di fronte al guadagno materiale e sono fissi nel servizio di devozione. Controllano completamente i sei difetti, la lussuria, la collera, l'avidità e così via. Mangiano solo il necessario e non sono soggetti alle ebrietà. Sono rispettosi, seri, compassionevoli e liberi dal falso prestigio. Sono amichevoli, poetici, esperti e silenziosi. E noi parleremo di queste ultime tre qualità. Poetici, esperti e silenziosi. E nel Bhagavatam viene affermato: solo un essere raro che ha adottato il servizio devozionale perfetto e puro a Krishna può sradicare la gramigna delle attività peccaminose in modo definitivo. Questo risultato può essere ottenuto solo con la pratica del servizio di devozione, proprio come il sole può dissipare immediatamente la nebbia con i suoi raggi. Noi stiamo parlando di queste 26 qualità per due motivi. Un motivo, il signor Chaitanya descrive queste 26 qualità, un motivo è per mostrarci la ricchezza del carattere del Vaishnava, quindi la ricchezza del carattere del puro devoto, quindi per glorificare il puro devoto di Krishna. Questa è una ragione. E l'altra ragione è che così noi possiamo vedere se stiamo sviluppando queste qualità, perché questo è l'obiettivo, queste sono le 26 qualità da sviluppare. In realtà è spiegato che queste 26 qualità sono già presenti nell'anima, semplicemente al momento sono coperte. E quindi il puro servizio di devozione, dove per servizio di devozione si intende agire per soddisfare e servire Krishna, Signore Supremo, e i suoi puri devoti, il puro servizio risveglia queste qualità che sono già presenti. E quindi oggi parliamo appunto di queste ultime tre qualità. E c'è un punto molto bello che volevo condividere con voi, in cui Maharaj spiega che per il devoto che impegna i suoi sensi al servizio di Krishna, il controllo dei sensi, che è molto difficile anche per gli yogi, quindi per chi fa molte austerità, quindi è difficile per queste persone, che sono persone speciali, sono yogi che hanno poteri mistici,
Invece per colui che impegna i suoi sensi al servizio di Krishna, il controllo dei sensi è molto facile. Quindi è importante comprendere cosa significa impegnare i propri sensi al servizio di Krishna. E oggi cominciamo con questa bellissima qualità, un devoto e un poeta. In sanscrito Kavi, Massimiliano leggerà. Sì, no, però però devi andare avanti. Sì. Poeticità. Era il 1936, nel giorno di Vyasa Puja, del mio guru Maharaja, ed io espressi in forma poetica ciò che ebbi modo di studiare a riguardo della mia relazione con lui, e da quel giorno i miei confratelli iniziarono a chiamarmi poeta. E il mio guru Maharaja apprezzò molto quella poesia che recitava così: adoro, adoro questo giorno felice, più benedetto del paradiso, più dolce di maggio. Appresi che il mese di maggio è molto piacevole nei paesi occidentali, così paragonai la felicità di quel giorno ad un giorno di maggio, quando egli, sua divina grazia, mio signore e maestro, apparve nel luogo santo di Puri. Lezione 10 novembre 1976. E questa è una bellissima poesia che ha composto Srila Prabhupada. Questi sono solo dei piccoli versi, in realtà la poesia sono 8 versi, è una poesia molto bella che Srila Prabhupada ha scritto in glorificazione di Srila Bhaktisiddhanta, sua maestra spirituale. E vediamo che Kavi in sanscrito, questa qualità, puro devoto è un poeta, Kavi significa proprio poeta, dotto. Vediamo nelle scritture, nel Bhagavatam, nella Bhagavad Gita, nelle canzoni, tutte queste preghiere di questi puri devoti sono proprio delle poesie e sono molto belle. Infatti nella Chaitanya Charitamrita, vi leggo questi versi della Chaitanya Charitamrita, in cui è scritto: a che servono le frecce di un arciere o i versi di un poeta se penetrano nel cuore ma non fanno girare la testa? Senza la tua misericordia non sarebbe possibile per un comune essere individuale scrivere tali espressioni poetiche. Devo dunque dedurre che sei stato tu a elargirgli questo potere. Qua Ramananda Rai, che loda la bellissima descrizione poetica di Rupa Goswami, sono eterni associati del Signore Chaitanya di Krishna. Uno dei molti nomi di Krishna è Uttama Shloka, in sanscrito. Uttama Shloka significa colui che è glorificato con le parole poetiche più selezionate. Shloka, parole poetiche. Uttama, Uttama vuol dire che vanno al di là. Sì, come quello abbiamo letto prima di Arjuna. Uttama Shloka, che sono situate nella trascendenza. Uttama, Ut, Tama. Tama è l'ignoranza. Ut, che è al di là, che quindi è situato nella trascendenza. E questo è uno dei nomi di Krishna. Infatti, perché la fortuna di leggere la Bhagavad Gita, il Bhagavatam, queste scritture, vedete come negli Shastra Krishna viene proprio glorificato con inni poetici, ci sono delle descrizioni molto, molto poetiche. Descrivere la bellezza della forma di Krishna, i suoi passatempi, il nettare del suo santo nome, le glorie del suo regno, Vrindavana, e la dolcezza del suo amore è impossibile se non con un linguaggio poetico. Quando Sri Chaitanya dice che senza metafore poetiche un devoto non può descrivere i passatempi di Krishna, questo non significa che Krishna sia immaginario o non reale, perché a volte noi possiamo pensare, allora è solo frutto di parole, di poesia. Piuttosto la coscienza di Krishna non è triste, ma richiede poesia. Questo richiede poesia. Le qualità di Krishna richiedono di essere descritte con le parole poetiche più selezionate e il puro devoto è adatto a questo compito. E qui c'è un punto fondamentale, perché Krishna gli fornisce la capacità. Krishna afferma nella Bhagavad Gita: da me tutto emana, mata sarvam pravartate, mata da me sarvam tutto pravartate emana. Quindi queste abilità, queste capacità che il puro devoto ha,
sono fornite direttamente da Krishna. Krishna è reciproca in questo modo, è lui che dà questo potere, è lui che fornisce queste qualità. Ci sono molte citazioni che stabiliscono che soltanto i devoti autorizzati possono scrivere la letteratura trascendentale, sia in forma di prosa sia in forma di poesia. Essere capaci di scrivere descrizioni parampara di Krishna è una prerogativa del devoto che è stato benedetto da Krishna e dal Guru. Quando si parla di devoti autorizzati vuol dire che questa autorizzazione in realtà è una benedizione che viene da Krishna stesso e dal maestro spirituale, perché lui, come abbiamo letto prima, che fornisce questa capacità e questa abilità di poter descrivere Krishna utilizzando questi inni così poetici. Il Kavi, cioè il Kavi, il devoto esperto, ossia Kavi significa la persona, il poeta, il dotto, che ha ricevuto una potenza speciale, non prende mai meriti per sé, ma riconosce che tutto ciò che egli scrive è dettato nel cuore dal Signore. Srila Prabhupada e pure i devoti, i nostri acharya, non pensano mai di essere loro gli autori, ma riconoscono che solo e grazie alla misericordia di Krishna, alla misericordia dei maestri spirituali precedenti. E questa è una delle qualità del puro devoto, che non chiede mai meriti per sé, ma sa bene che tutto è grazie alla misericordia di Krishna e del maestro spirituale. Ne consegue che un devoto non dovrebbe mai scrivere nulla di speculato, ogni cosa dovrebbe essere confermata da Krishna e dai Vaishnava. Tutto ciò che noi vogliamo scrivere per glorificare Krishna deve essere confermato da Krishna e dai Vaishnava. Egli dovrebbe scrivere solo per ordine delle più alte autorità in coscienza di Krishna. Non c'è scopo per un devoto di diventare un ambizioso poeta o un autore. Non ha questo desiderio. Infatti Krishna Das Kaviraj Goswami, che è colui che ha tradotto la Chaitanya Charitamrita, colui che ha scritto la Chaitanya Charitamrita, spiega che il motivo per cui scrive dei passatempi del Signor Chaitanya, di Krishna stesso, è di purificarsi e benedire il mondo con i passatempi di Sri Chaitanya. Perché scrivere, ascoltare, ricordare Krishna, qualunque cosa vicino a Krishna ci purifica, ci rende puri. Quindi questi puri devoti scrivono di Krishna, parlano di Krishna per purificarsi e contemporaneamente per benedire tutte le persone attraverso i passatempi del Signor Chaitanya. Coloro che compilarono gli Shastra non sono comuni esseri umani e gli Shastra non sono delle loro composizioni, ma furono dettati da Krishna stesso. Questi autori che hanno scritto, che hanno parlato delle glorie, delle gesta di Krishna e dei suoi puri devoti, non sono persone ordinarie, non sono autori ordinari. È Krishna stesso dall'interno, come abbiamo letto prima, che gli fornisce questa qualità, questa abilità, ed è lui che detta queste parole. E l'essenza della poesia Vaishnava, quindi, è la devozione a Krishna. Questa è l'essenza. Essere poeti significa parlare e scrivere di Krishna. Importante non è il linguaggio in sé, ma il soggetto trattato. Se noi parliamo di Krishna, questa è poesia. Il devoto libera la sua vita dalle catene di ciò che i materialisti chiamano realtà e si dedica al servizio del Supremo Assoluto. Sempre intento ad ascoltare i suoni trascendentali arrivati a noi da grandi poeti del passato, quindi è sempre intento ad ascoltare i suoni, sempre intento a cantare il mantra di Krishna, a danzare, a cantare in estasi e a tentare di soddisfare Krishna. Il devoto vive minuto dopo minuto in una coscienza di Krishna sempre fresca. Egli è un poeta. Questo significa essere poeti. Vivere sempre pensando, ricordando, guardiamo il sole e vediamo l'occhio di Krishna guardando il sole. Assaggiamo l'acqua e ricordiamo il sapore di Krishna, questo è spiegato nella Bhagavad Gita. Di conoscere tutto ciò che ci circonda, di conoscerlo come Krishna. E tutta, questo significa essere poeti. Quindi il devoto, per questo Maharaj conclude, egli è un poeta, perché vive minuto dopo minuto in una coscienza di Krishna sempre fresca.
E la qualità successiva è un devoto è esperto, in sanscrito daksha. Vuoi leggere? L'abilità. Abilità. Un devoto è abile e esperto. Questo significa che è disposto a fare tutto. Non si rifiuterà mai di svolgere qualche umile compito solo perché è brahmana. Quindi in sanscrito daksha, un devoto è esperto. I devoti utilizzano molte differenti capacità in coscienza di Krishna. Una specifica capacità può essere ottenuta con la pratica, ma è più importante il fatto che Krishna, che è nel cuore del devoto, può insegnargli ogni cosa necessaria, e questo è fondamentale. Quando noi cantiamo il Santo Nome, quando noi recitiamo i Santi Nomi di Krishna, Krishna ci potenzia per fare qualsiasi cosa, perché non ci sono limiti alla potenza di Krishna. Per questo i devoti possono organizzare festival, come per esempio il festival del Ratha Yatra che è stato organizzato a Piazza del Popolo il 3 giugno. Possono cucinare, predicare, distribuire libri, pulire, fare qualsiasi cosa per Krishna, perché è Krishna che dà questa abilità. E semplicemente recitando il mantra di Krishna. Ricordo quando ero andata in un tempio e la mia autorità mi aveva chiesto di, adesso non ricordo che cosa, volevo fare una cosa proprio pratica. E io ho detto, ma non sono capace. Ho detto, no, se canti Hare Krishna, Krishna ti dà la capacità, lo puoi fare, perché un devoto deve fare tutto. E allora ho avuto fede in quello che lui mi ha detto e sono riuscita a fare quello che ha chiesto. Perché non ci sono limiti. Ma come l'hai fatto bene? Lui ha apprezzato. Lui ha apprezzato perché è stato gentile, ha apprezzato lo sforzo. Sì. Quindi può insegnargli ogni cosa necessaria, non ci sono limiti. Noi dobbiamo avere questa fede perché il Santo Nome è la base della vita per un aspirante devoto. Se noi cantiamo i Santi Nomi con attenzione, con fiducia, con fede, quella stessa attenzione, quella stessa fede, quella stessa fiducia poi sarà in ogni nostra azione. Se noi siamo disattenti, se siamo superficiali, quella superficialità, quella disattenzione poi l'abbiamo anche nelle relazioni, in tutto ciò che facciamo. Il Santo Nome ci dà veramente la potenza perché è Krishna. E Krishna nella forma del suono, non è diverso da Krishna, e quindi lui ci dà ogni abilità, questo significa essere esperti, no? Non ci sono limiti. In realtà Krishna insegna a tutti, è lui infatti che dà la memoria e l'intelligenza, e nel caso dei devoti promette, io do loro l'intelligenza con cui essi verranno a me. Nella Bhagavad Gita Krishna afferma questo, e quando Krishna afferma da loro l'intelligenza con cui essi verranno a me non intende semplicemente un luogo specifico, tornano a me, tornano alla mia coscienza, cioè tornano alla coscienza di Krishna, tornano alla coscienza originale. Io do l'intelligenza per tornare a capire realmente chi siamo e qual è lo scopo e qual è il legame che ci unisce a Krishna. Ed è Krishna che ci dà questo, l'intelligenza e il ricordo e la memoria attraverso il canto. Per questo è così fondamentale comprendere che quando cantiamo i Santi Nomi, quando recitiamo il mantra di Krishna, noi stiamo chiedendo a Krishna, per favore impegnami al tuo servizio. Come leggevamo prima, permettimi di amarti. E lui reciproca dandoci la memoria, dandoci l'intelligenza, dandoci le abilità. Qualunque cosa si può fare, grazie alla misericordia di Krishna e del maestro spirituale. Noi vediamo dunque che i devoti mettono in pratica le loro capacità costruendo templi, imparando arti e mestieri, impegnandosi negli affari, cucinando, dipingendo e così via. Per esempio adesso, pochi giorni fa, siamo stati in un tempio, in una fattoria a Ficulle, dove ci sono dei devoti che si prendono cura di questa fattoria in Umbria. E mi spiegavano che loro fanno formaggio, si prendono cura degli animali, fanno tantissime cose, ma nessuno di loro sapeva fare nulla di tutto ciò, nulla, prendersi cura degli animali o fare, sono ragazzi, ma hanno una forte fede, una forte e ferma fede nel canto dei Santi Nomi, e Krishna gli ha dato l'intelligenza per fare tutto ciò con successo.
e continuano a mantenerlo, perché tutto parte dalla fede nel canto dei santi nomi. I devoti però non sono le uniche persone esperte in questi campi, noi lo vediamo, ci sono tanti materialisti che hanno tantissime abilità, no? Tante persone, anche se non sono devoti, possono creare così tante cose. Infatti molti non devoti sono più esperti in queste attività. Ma l'essere esperto, il daksha, questa qualità di cui parliamo oggi, non si riferisce quindi alla semplice messa in pratica di talune capacità manuali o intellettuali al servizio di Krishna. L'essere esperto sta nel fatto che il devoto è abile nel districarsi e nel far districare gli altri dall'insidiosa rete di Maya. Questo vuol dire essere esperto. Vuol dire non rimanere incatenati alle reti dell'energia materiale, essere liberi, dove per essere liberi si intende essere liberi dall'identificazione col corpo grossolano e col corpo sottile, cioè essere liberi dal pensare di essere questo corpo, essere liberi dal pensare di essere questa mente, essere liberi dal pensare di essere queste emozioni, questi desideri, ma comprendere chi realmente siamo. Quindi il devoto è esperto perché è abile nel districarsi da queste identificazioni ed è abile nel far districare gli altri dall'insidiosa stella di Maya. E questa abilità, ricordiamoci, proviene da Krishna. Va da Krishna. L'energia illusoria, Maya, è molto esperta nel tenere legate e illuse le anime condizionate. Ah, illuse. Illuse. Colui che si libera del ciclo di nascite e morti è esperto. Questo vuol dire essere esperti per un devoto. Liberarsi, ossia liberarsi da Maya, dalle reti di Maya, significa non porre fiducia nell'energia materiale, ma porre fiducia in Krishna e nei suoi puri rappresentanti. Questo significa districarsi dalle reti di Maya, non significa isolarsi, ma saper dare il giusto valore. Saper utilizzare tutto al servizio di Krishna. Il supremo esperto è Krishna ed è lui che ci dà il processo pratico del servizio di devozione. Krishna afferma nel Bhagavata: nessuno può enunciare la vera religione eccetto il Signore Supremo in persona. È Krishna che ci dà il metodo. E il metodo è cantata di Krishna. Il Signor Chaitanya ci ha dato il metodo con il quale le anime più basse, più cadute di Kali Yuga, quindi sta riferendo a noi, perché siamo proprio di più, possono rivivere la loro pura coscienza di Krishna, cantate Hare Krishna. Questo è il metodo, ed è un metodo semplice, perché Sri Chaitanya sapeva che in quest'era, l'era attuale, quindi che si chiama Kali Yuga, la gente non sarebbe stata capace di fare severe austerità o di capire il Vedanta attraverso la meditazione o lo studio del sanscrito. Noi possiamo illuderci di fare qualche corso, qualcosa, ma non è quello il punto, non è quello lo scopo. Lo scopo è essere veramente abili a liberarci da queste identificazioni. E questo avviene grazie al canto del Mamantra di Krishna. Tutto il resto è una cornice, però il punto, noi dobbiamo sempre sapere che il punto fondamentale è il canto e la recitazione dei santi nomi di Krishna. Lì si poggia tutto. La capacità a noi richiesta è semplice, cioè l'abilità che viene richiesta a noi è semplice. Dobbiamo aggrapparci ai piedi di loto delle attività coscienti di Krishna e di Sri Chaitanya. Dobbiamo avere questa fede, questa è l'abilità che viene richiesta. Se noi abbiamo questa fede, Krishna ci abilita e ci fa diventare veramente esperti nel liberarci dall'identificazione materiale. All'anima condizionata, in preda alla confusione, vengono offerti milioni di diverse specie di vita e di varietà di gratificazione dei sensi. E inoltre, specialmente in quest'era, la possibilità che ognuno di noi ha di liberarsi da Maya sono sempre più ridotte, perché Maya è forte, perché è una pura devota di Krishna, quindi non è una persona ordinaria, l'energia illusoria è forte. L'influenza di Maya si è espansa e anche se una persona è incline alla vita spirituale, un falso guru sarà ben lieto di imbrogliarlo. Vediamo quante false guide ci sono. Quindi questa è proprio una potenza, Maya è molto forte.
Ma nella Bhagavad Gita è spiegato che questa forza come si fa a superare in modo facile e semplice? Cantando più forte. Cantando Hare Krishna. Krishna ci dà questa forza. Non stiamo quindi giocando con le parole quando affermiamo che il significato di esperto è, questo è il significato, colui che si libera da Maya arrendendosi a Krishna. Un devoto così esperto evita i più grandi pericoli e ottiene la meta più elevata, perché i più grandi pericoli, è pericoloso dare fiducia alle energie illusorie. Vuoi un po', bevi l'acqua, prendi subito la mia. È pericoloso, è molto pericoloso. Quindi a chi si addice il termine esperto? A una persona così che evita i più grandi pericoli e ottiene la meta più elevata. E c'è un altro punto circa il diventare esperto. Il trovare il modo e mezzi per predicare la coscienza di Krishna e liberare così gli altri dalla trappola di Maya è un'altra capacità del devoto. Questa è un'altra capacità, un'altra abilità, saper condividere la coscienza di Krishna, trovare il modo e i mezzi per predicare la coscienza di Krishna. Per esempio, noi vediamo che Srila Prabhupada ha organizzato matrimoni anche per i suoi discepoli, solitamente un sannyasi non lo fa. E qui Maharaj fa questo punto. Prabhupada organizzò i matrimoni per i suoi discepoli e fece molti aggiustamenti nel suo movimento per la coscienza di Krishna. Ma la sua perizia consiste nell'aver reso la coscienza di Krishna clemente, accettabile per noi che siamo così condizionati, che quindi siamo poco inclini all'austerità, poco inclini al sacrificio. Quindi questa è l'abilità del puro devoto, ha reso la coscienza di Krishna clemente senza compromettere nessuno dei suoi principi. Non ha compromesso i principi regolatori, i principi basilari, però l'ha resa clemente per la sua misericordia. Questa ne abbiamo parlato anche quando abbiamo analizzato la qualità dell'essere magnanimo. Un puro devoto dotato di speciali poteri come Srila Prabhupada si assume grandi responsabilità, e qui c'è una parola, e ansietà, pensando a come diffondere la coscienza di Krishna. Noi diamo al termine ansietà sempre un valore negativo, perché le persone che soffrono di ansia sono persone malate. Infatti i farmaci più diffusi, cioè più venduti, sono proprio gli ansiolitici. Si danno gli ansiolitici anche agli adolescenti adesso, anche ai bambini, soffrono d'ansia. E qui leggiamo l'ansietà, ma qual è l'ansietà del puro devoto? Qual è l'ansietà spirituale? Quella di non voler perdere tempo, di voler subito diffondere la coscienza di Krishna per salvare le anime, per salvare chi sta soffrendo. Questa è l'ansietà, ed è un'ansietà sana. È un'ansietà che vuole non voglio perdere tempo, il puro devoto non vuole perdere tempo. E se noi leggiamo le parole di Srila Prabhupada nel Bhagavata, nella Bhagavad Gita, nei suoi libri, con urgenza, se noi ne comprendiamo l'urgenza, allora possiamo cambiare la nostra vita. Quelle parole cambiano la nostra vita. Se comprendiamo che questa ansietà significa urgenza, il puro devoto vede quanto le persone soffrono, lo vede quanto soffriamo, e quindi è ansietà, nel senso, perché è spiegato che il puro devoto tollera tutto, però non tollera le grida di dolore delle anime condizionate. Non grida, non le tollera, perché ha compassione. Questo significa essere ansiosi per Krishna, cioè darsi da fare. Noi abbiamo l'idea che un puro devoto, una persona spiritualista, è una persona shanti shanti, ferma, che non fa niente. No, Prabhupada non era così. Prabhupada ha viaggiato in tutto il mondo, non si fermava un attimo. I suoi discepoli non riuscivano a tenergli neanche il passo. Noi vediamo anche quando arrivano le nostre guide, i nostri maestri spirituali, i nostri leader, come sono veloci, come camminano, come sono veloci in tutto, perché quella è ansietà, nel senso desiderio di condividere presto con tutti la coscienza di Krishna, ed è un'ansietà che attrae Krishna. L'ansietà del mondo materiale ci deprime e ci fa ammalare, perché l'oggetto dell'ansietà siamo noi.
perché noi siamo ansiosi per qualcosa che riguarda noi, è per questo che siamo tristi e soffriamo. E un altro punto, sempre del puro devoto, è che non si prende alcun merito per i successi né in colpa a Krishna per gli insuccessi. Questo significa anche essere esperto. La nostra tendenza è che se facciamo qualcosa di buono vogliamo essere riconosciuti. Adesso l'ho fatto io. E ci teniamo, l'ho fatto io. In un modo o nell'altro vogliamo emergere. Se invece facciamo qualcosa che non va bene, cerchiamo di trovare molte scuse. E l'ambiente non era quello giusto, e gli amici hanno fatto così. Ricordo una volta ero bambina ed eravamo stati invitati con la mia famiglia a un matrimonio, era un matrimonio di parenti. Si sa, quando ci si sposa ci sono anche gli intrattenimenti musicali, e quindi c'era una piccola banda che suonava. E tra gli invitati c'era una persona che era convinta di essere un cantante, un musicista esperto. E quindi i miei parenti, per andare incontro al suo desiderio di voler mostrare la sua bravura, hanno organizzato un incontro con questi intrattenitori e quindi hanno cantato insieme. Però cosa è successo? Che non riuscivano a cantare, non riuscivano a... La banda andava in un modo e lui cantava in un altro, cioè non c'era unione. Allora questo parente, che era convinto di essere un musicista, un cantante, ha detto: ma è normale che non riesco a cantare, perché loro non sono esperti, non sono abituati come me a suonare nei locali, però pensava di essere... E quindi dava la colpa del suo insuccesso, perché questa è la tendenza, è la nostra tendenza, sia nelle piccole che nelle grandi cose. Noi diamo la colpa a qualcun altro, se qualcosa non va bene, non ci prendiamo mai la responsabilità. E questa è la realtà. Il puro devoto no, non è così. Qualsiasi cosa non vuole successi per sé e né in colpa a Krishna degli insuccessi, perché vede la mano di loto di Krishna dietro ogni cosa. Quindi non si lamenta, non si lamenta per gli insuccessi e non si rallegra per i successi. Questa è la caratteristica. Quando Krishna vede l'ansietà di predicare del suo puro devoto, allora lo aiuta. Lo aiuta perché vede che quell'ansietà è un'ansietà genuina, un'ansietà onesta, un'ansietà sincera. La capacità migliore del devoto è l'abbandono sincero, dove per abbandono sincero significa abbandonarsi, dipendere da Krishna in modo sincero, cioè senza secondi fini. Sincero, com'è che vuol dire in latino? Sine ceram, senza maschere. Senza secondi fini, abbandono sincero. Io dipendo da Krishna, qualunque cosa Krishna voglia fare, io l'accetto. Questo è l'abbandono sincero. Se invece noi ci abbandoniamo in maniera non sincera, diciamo: ok Krishna, io mi abbandono a te, però tu dammi qualcosa, dammi questo, dammi quello. Quello è un abbandono non sincero e non attrae la misericordia di Krishna. L'abbandono sincero attrae la misericordia di Krishna. Un abbandono: ok Krishna, quello che vuoi, come tu vuoi. Se Sri Krishna si prende cura dei nostri affari, allora siamo certamente in mani esperte. Qualunque cosa succeda, siamo in mani esperte se riconosciamo la mano di Krishna dietro ogni cosa. Noi dovremmo apprendere diligentemente l'arte dell'abbandono a Krishna e applicarla con purezza. E se noi non abbiamo questa capacità, quest'arte, come facciamo a sviluppare qualcosa che non abbiamo? Stando insieme a qualcuno che ce l'ha. E stare insieme a qualcuno che ce l'ha vuol dire servire quella persona. Così come noi solitamente facciamo, noi serviamo le persone con cui lavoriamo, serviamo i nostri familiari, serviamo la patria, serviamo tutti. Perché la tendenza dell'anima spirituale è servire, cioè è dare piacere, dove per servire significa dare piacere, anche se purtroppo adesso la parola servire ha una connotazione negativa, ma in realtà servire significa dare piacere a qualcuno. Quindi noi normalmente cerchiamo di dare piacere a tutti, al gatto, al cane, al marito, alla moglie, al collega, perché è normale. Quindi per apprendere quest'arte dell'abbandono a Krishna e applicarla con purezza dobbiamo servire chi ha questa abilità. E servire il puro devoto, servire il maestro spirituale,
significa seguire le sue istruzioni, seguire i suoi insegnamenti. Questo significa servirlo. E se lui è soddisfatto, allora Krishna è soddisfatto. Questo lo recitiamo ogni mattina nelle preghiere del mattino. Se il maestro spirituale è soddisfatto, Krishna è soddisfatto. E se Krishna è soddisfatto, noi siamo a posto. Non ci sono più problemi. E un'altra, sempre circa l'essere esperto, Srila Prabhupada ha spiegato la qualità dell'essere esperto anche in un altro modo. Egli disse, così come abbiamo letto qua, un devoto esperto, questo significa che egli è desideroso di fare di tutto. Egli non dice che poiché è un brahmana, per brahmana si intende il devoto che è la seconda iniziazione, quindi che dovrebbe avere servizi tra virgolette elevati, no? Si prende cura delle divinità, cucina, no? A servizi elevati. Ma un devoto esperto non pensa che poiché sono un brahmana non posso fare servizi umili. Esperto significa essere pronto a fare qualsiasi cosa. Una volta ancora, questo significato di esperto implica l'abbandono. Cioè, io mi abbandono, cosa c'è da fare lo faccio. Questo significa essere esperto. Con questa definizione Srila Prabhupada ci incoraggiava a impegnarci in qualsiasi attività necessaria per la coscienza di Krishna. È chiaro che in una fase iniziale, per incoraggiare chi si avvicina, se per esempio uno sa cantare bene o sa fare qualcos'altro bene, lo si incoraggia mettendo questa qualità a servizio di Krishna. Questo in una fase iniziale, ma in una fase matura il devoto, l'aspirante devoto, è pronto a fare qualsiasi cosa. Cioè, che cosa c'è da fare? Cosa posso fare? Che sia pulire, che sia predicare, che sia qualunque cosa. Questa è nella fase matura. Nella fase iniziale chiaramente si cerca di coinvolgere il devoto, la devota giovane, per giovane si intende nella parte iniziale della sua vita spirituale, utilizzando quelle le abilità che ha. Però poi gradualmente, più avanziamo, più ci rendiamo conto che lo scopo dovrebbe essere fare ciò di cui c'è bisogno. Questo è l'abbandono, questo significa essere esperto, essere disponibile a fare qualsiasi cosa. Quindi con questa definizione Srila Prabhupada ci incoraggiava a impegnarci in qualsiasi attività necessaria per la coscienza di Krishna. E questo è un altro punto fondamentale. L'abilità nell'abbandonarsi e nel fare il necessario è il sintomo di un devoto esperto. Quindi è sintomo di abilità, essere pronti a fare qualsiasi cosa, chiedere cosa posso fare. Essere esperti in campo materiale non ci porterà a Krishna, piuttosto ci porterà da Lui, quindi ci riporterà alla coscienza di Krishna, la capacità di vedere la nostra reale posizione di servitore, del servitore, del servitore, del servitore del Signore. Questo significa essere esperti. Sicuramente Srila Prabhupada era uno dei più esperti Vaishnava in ogni senso e ci spronava, diventate esperti. Cioè diventate esperti in che cosa? In quello che abbiamo letto qui. Nell'abilità nell'abbandono e nel fare il necessario, nel dipendere da Krishna. Anche noi dobbiamo imparare a dare Krishna a coloro che sono esperti nell'evitare la sua misericordia. Le persone che non ne vogliono proprio sapere sono esperte in questo. Noi dobbiamo pregare tanto Krishna. E questa abilità solo da Krishna non è il risultato di un lavoro intellettuale o di un aggiustamento intellettuale. Da Krishna, quando chi distribuisce libri, chi fa questi servizi a contatto con le persone, sa bene che è Krishna dall'interno che arrangia le situazioni, non è la nostra erudizione, non è il nostro parlare, non sono le nostre tecniche, è solo Krishna. Come? Attraverso il Santo Nome, perché quel momento è il momento. Il momento del Santo Nome è il momento principale. Anche noi dobbiamo trovare i modi e i mezzi, non c'è alternativa. Krishna non sarà soddisfatto se restiamo degli inetti. Anche noi dobbiamo imparare a essere esperti. Come? Servendo chi è esperto. Allora, vado avanti con l'ultima qualità, se siete d'accordo, se siete ancora... l'ultima qualità è un devoto è silenzioso,
In sanscrito, Mauni. Silenziosità. Un devoto chiese a Srila Prabhupada: cosa significa che un devoto a volte parla e a volte tace? Significa che non è obbligato a parlare. Allora, un devoto è silenzioso. Un devoto non dice mai alcun non senso, questo è il suo silenzio. Essere silenziosi significa non parlare di cose frivole, non parlare di argomenti che non elevano la coscienza spirituale. Questo significa essere silenziosi. Per questo il puro devoto è silenzioso, perché non parla mai di, tra virgolette, stupidaggini. Parla solo di ciò che permette di elevare la nostra coscienza, cioè ciò che permette di impegnarci nel servizio di devozione. Mauni non si riferisce al voto di non parlare o di segregarsi come fanno certi yogi. Ci sono, no? Certe persone che si vogliono allontanare per paura di contaminarsi, quindi ok, io non parlo, non vedo, non faccio niente, però non è questo quello che Krishna ci chiede. Krishna chiede di non parlare di stupidaggini, ma di parlare della coscienza di Krishna. Naturalmente, se una persona non conosce Krishna, allora è meglio che sia zitta, qui Maharaj è molto... Talvolta quindi un guru chiederà a un suo discepolo frivolo di cui parlare incontrollato di praticare un mauna, cioè un silenzio completo. Il parlare è molto importante, è fondamentale parlare. Quello che noi diciamo, un gesto incauto, una parola incauta, un'osservazione incauta può rovinare relazioni, può rovinare la fede di una persona. Quindi è molto importante, noi dobbiamo dare il giusto peso alle parole. Per questo è molto importante controllare la lingua, tutto parte dalla lingua. E per controllare la lingua ci sono solo due modi. Possiamo controllare la lingua attraverso il parlare di Krishna, parlando solo di Krishna e gustando solo il cibo che è stato offerto a Krishna. Perché diversamente il parlare può rovinare veramente, può ferire le persone. Molto più di qualcosa di fisico, molto più di uno schiaffo, per esempio. Può far perdere la fede anche in qualcuno. Quindi è molto importante comprendere, dare il giusto valore alle parole. Uno sciocco non si scopre finché non comincia a parlare. Molto importante. Un devoto può narrare le glorie di Krishna e presentare la filosofia della coscienza di Krishna per tutto il giorno. Perché un devoto vuole sempre recitare il mantra di Krishna, non si stanca mai. Quindi perché dovrebbe stare in silenzio? In questo caso non è richiesto di stare in silenzio. Anzi, un devoto più avanzato è più a desiderio di condividere la coscienza di Krishna. Però contemporaneamente ama parlare di Krishna, non si stanca mai e non devia mai dall'assoluto. Ciò nonostante, Maharaj spiega, Srila Prabhupada era perfettamente silenzioso poiché parlava solo in base alle conclusioni della coscienza di Krishna, non parlava di altro. Una volta fece una domanda, ecco, è qui la domanda di che avevo letto adesso. Una volta fece una domanda a Srila Prabhupada a proposito del silenzio di un devoto in un passo del libro di Krishna. Nel libro di Krishna c'è questo bellissimo passo in cui è scritto: talvolta in autunno le cascate scendono dalla cima delle montagne per fornire acqua fresca e talvolta si fermano. Similmente, talvolta i grandi saggi distribuiscono chiara conoscenza e talvolta sono silenziosi. Quindi durante una passeggiata mattutina a Bombay chiesi a Prabhupada spiegazioni su questo passo. Cosa significa, chiesi, che il devoto talvolta parla e talvolta è silenzioso? E Srila Prabhupada rispose: significa che non è obbligato. Ritenni che ciò facesse parte della gravità del puro devoto. Certamente egli è sempre incline a parlare di Krishna, ma se per esempio qualche stupida persona vuole che gli riveli i passatempi confidenziali di Krishna o vuole trarre qualche vantaggio da lui, egli non è obbligato. Questa potrebbe essere un'occasione in cui il silenzio di un devoto diventa necessario. Ricordo un ragazzo che chiese ripetutamente a Prabhupada di parlare di come si sentisse in separazione dal suo maestro spirituale.
Prabhupada rimase sempre in silenzio a questa richiesta e alla fine disse: ciò non è necessario. Non gli rispose, intendendo dire che non ne voleva parlare. Quindi in coscienza di Krishna ci sono molti diversi usi che si possono fare del silenzio, ma la miglior comprensione è che un devoto dovrebbe essere silenzioso per ciò che riguarda i non sensi, cioè per ciò che riguarda le frivolezze, ma sempre ansioso di parlare di Krishna. Quando noi parliamo, questo nostro parlare può essere o un'offerta a Krishna o un'offerta al falso ego. Quello che noi diciamo, possiamo scegliere se usare le parole per glorificare Krishna o se usare le parole per glorificare noi stessi o le persone a cui vogliamo bene o le persone con cui ci identifichiamo. Essere silenziosi significa usare le parole per glorificare Krishna e i suoi puri rappresentanti, non usare le parole per la propria gratificazione o per la gratificazione di persone con cui ci identifichiamo, ma usare le parole per elevare la coscienza, per elevare la coscienza spirituale. E per fare questo bisogna avere controllo della lingua e, come abbiamo detto all'inizio, il devoto che impegna i suoi sensi al servizio di Krishna allora può controllare i sensi, diversamente no. La lingua non può essere controllata se non viene utilizzata per parlare di argomenti spirituali che elevano la coscienza. E se noi abbiamo questo desiderio di risvegliare la coscienza spirituale, di risvegliare il nostro amore, puro amore per Krishna, dobbiamo essere onesti e sinceri e cercare la compagnia di quelle persone che ci permettono di elevare la nostra coscienza. Questo è importante, dobbiamo scegliere le giuste compagnie, perché così come si vede, no, nel mondo materiale ci sono tante associazioni, tanti momenti di ritrovo, perché la compagnia è fondamentale per tutti e anche per gli spiritualisti. Sadhu Sangha significa Sangha, compagnia, sadhu, delle persone sante, delle persone impegnate nella vita spirituale, è fondamentale per elevare la nostra coscienza. Così come un musicista, per esempio, sente la necessità di condividere con altri musicisti l'argomento, questa è la musica, questo o quell'altro, uno spiritualista sente la necessità naturale di incontrare altri spiritualisti con cui condividere argomenti di natura superiore, di natura spirituale. Per questo è importante comprendere cosa significa essere silenziosi, cioè cosa significa parlare in maniera giusta, in maniera equilibrata, in maniera positiva. Cosa vuol dire essere positiva? Si parla tanto. Devi essere positivo, ma l'essere veramente positivo significa proprio risvegliare la coscienza spirituale. Non si può essere positivi avendo fiducia nell'energia materiale. Non è possibile, perché in un mondo dove tutti muoiono non ci può essere positività. Ma si può essere positivi ricordandoci veramente chi siamo, qual è lo scopo della vita e risvegliando questo amore per Krishna che veramente ci nutre. Questa è la vera ricchezza del devoto. Infatti si dice, no, che il devoto è la persona veramente ricca perché ha Krishna. Il puro devoto è infinitamente ricco perché è all'infinitamente affascinante, cioè perché possiede Krishna, cioè possiede il suo amore, Krishna è la sua proprietà. Io concludo qui. Ringrazio innanzitutto per essere venuti, per la pazienza, anche in questa giornata così di giugno, in questo caldo uno poteva fare tante altre cose, invece grazie per essere venuti. Un saluto anche a gli amici di Viti. Ah, ecco, allora Antonio da Matera, Claudia, Paola e Mauro e tutti gli altri. Bentrovato. Bellissimo in Matera, un bellissimo ricordo. Ho fatto una maratona lì a Matera, è stato bellissimo. E volevo anche ringraziare tutti. Perché grazie alla collaborazione di tutti i devoti e amici del Tempio la maratona di maggio è andata molto bene, sono stati distribuiti qui a Roma tanti libri, quindi volevo ringraziare
Mauro, Paola, Battarosario, Domenico, Mangala, Subadra, Stefano, tutti quelli che hanno collaborato, sia per Massimiliano e Elisabetta, sia per la maratona, sia per il Festival della Tagliata del 3 giugno. Quindi ringraziare tutti. Adesso c'è Prasada, cioè no, mi dispiace perché non si potrà condividere con le persone, però c'è una buonissima focaccia da richiesta. Già, ci la provo fare chi già. Dimenticata questa parte finale, è molto importante. Maharaj dice: quando sono realmente manifestate nella vita, le qualità di un devoto genuino sono profonde come l'oceano senza fondo. Venire in contatto con un puro devoto e vedere una sua singola qualità come la misericordia o il silenzio può portare una persona a un apprezzamento pieno di adorazione. Non è possibile descrivere pienamente l'essenza di queste qualità nelle vite dei puri devoti. Quando cerco di scrivere di queste qualità, sento la mia personale inadeguatezza. Questa descrizione delle 26 qualità non esaurisce l'argomento, piuttosto sto cercando di fare alcune valide osservazioni secondo le conclusioni degli Shastra. Spero che ciò spingerà gli altri ad apprezzare di più i devoti e le qualità devozionali. Hare Krishna. Krishna Keshava, Krishna Keshava.